Finalmente si dorme. Ehi! Oh, chi è? Ti stavo mancando, eh? Sono il tuo cervello. Ho alcune cose interessanti da farti pensare. No, cervello, zitto. Sto veramente cercando di andare a dormire. Non ci Ma hai provare. mai pensato che prima dell'invenzione della fotocamera, nessun essere vivente nella faccia della Terra ha mai avuto la possibilità di vedersi coi occhi chiusi? Cosa? Guarda, sì, è interessante, ma veramente sono E ci hai stanco. mai pensato che tecnicamente hai solo 2 minuti di vita, ma ogni volta che inspiri risetti il timer? E che praticamente in un atomo c'è così tanto spazio vuoto tra il nucleo e gli elettroni che la materia è il 99% composta da spazio vuoto? Quindi questo cellulare con cui guardi questo video quasi che non esiste. Ma non ci ho mai pensato. E pensa al fatto che condividiamo il 99% del nostro DNA con i scimpanzé, il 50% con le banane. Quindi siamo 50% banana. Beh, dai, mi sembra un po' Ma ci ridicolo. hai mai pensato che se in un pianeta distante 65 milioni di anni luce da noi, una civiltà puntasse un telescopio potentissimo in direzione della Terra, vedrebbe dinosauri camminare sul nostro pianeta? È semplice. La luce impiega un anno per viaggiare un anno luce. Quindi la luce, diciamo, le immagini che vedrebbe questa civiltà sarebbero quelle di milioni di anni fa. Interessante. Però, guarda, cervello, ora basta per davvero, devo Ma dormire. scommetto che non hai mai riflettuto sul fatto che un anno per noi equivale a 7 anni per un cane. Quindi? Beh, questo spiegherebbe il motivo per cui il tuo cane è sempre così emozionato quando ti vede tornare a casa, anche solo dopo qualche minuto. Forse per loro è come se fossero passate settimane o mesi da quando sei uscito. E poi probabilmente avrai visto la luna piena prima di andare a dormire. È divertente perché la chiamiamo luna piena, ma tecnicamente alla fine la vediamo sempre a metà. Sì, vabbè, ma è E perché... aspetta, senti Ma questo. fammi Si finire. afferma che ci risvegliamo quando sogniamo di morire perché il cervello non ha mai vissuto la morte, ma al tempo stesso ho vissuto esperienze che nei miei sogni non ho mai vissuto nella vita reale. Forse la morte definitiva non esiste veramente. E come dopo un sogno ci risvegliamo nella vita reale, dopo la nostra morte ci potremmo risvegliare in una vita reale apparente, come se ci fossimo svegliati da un Beh, sogno. sì, ok, ma non mi sembra E che... sappi che se hai più di 30 anni, sei nato prima di ogni singolo cane nel mondo. E non ci Quindi... hai mai pensato che siamo nel 2019 e nessuno ancora ha inventato un pulsante sul televisore che ti fa trovare il telecomando con un suono nel caso in cui non lo trovi? E Oddio. sai che lo scheletro non è dentro di te? Te sei il tuo cervello, quindi il tuo scheletro è fuori di te. Ma... Un ateo ad un grazie non dovrebbe rispondere non Ok. prego, anziché prego, dal Non ce la momento che faccio non più. prega? E pensa che Devo dormire. nessuno è mai stato dentro una Basta. E stanza lo sapevi vuota? che la tua età è stabilita da quante volte hai girato attorno ad una Noi palla di battiamo fuoco che sempre le emana un mani. sole? Oddio, E la persona semplicemente che è di fronte a cosa. te Devo è anche la dormire. persona Basta. che Ateo ti sta ad un dicendo grazie che non non è dovrebbe mai stato... rispondere. Ah! Basta, ora vado, basta. Ah, finalmente si dorme. Ah, ma porco!